Silvia Semeraro, vice campionessa mondiale nella categoria 68 kg, intanto complimenti perché comunque anche un argento non è mai una medaglia da buttare, anche se probabilmente tu avresti voluto qualcos'altro come tutti noi, medaglia che è questa e facciamola vedere. E è stato un risultato, la finale è un grandissimo risultato, tu forse volevi fare qualcosina in più. Beh, sicuramente, innanzitutto grazie. Io ero venuta qui per portare a casa l'oro, per andarmi a prendere quell'oro. Purtroppo sì, la finale non è stata così, diciamo, obiettiva come doveva essere. Ho finito l'incontro 3-3 con Lilina Zaresca, che è la campionessa del mondo in carica, seconda alle Olimpiadi di Tokyo, voglio dire un atleta da non sottovalutare, un atleta molto forte che ha disputato tantissime finali. È stata la mia prima finale con lei in questo campionato del mondo senior, perché io non avevo mai disputato finali nell'ambito seniors mondiale, se non negli europei. Sicuramente io mi sentivo che potevo batterla, c'ero quasi, ho sferrato quell'ultimo kizami decisivo che purtroppo non mi è stato dato, uguale con il cartellino nel Giacu, nella richiesta della video di chiusa da Savio Loria, però purtroppo sì, resto con l'amaro in bocca, però so che posso benissimo andarmela a prendere tranquillamente. Ecco, una cosa che accomuna tutti voi atleti italiani medagliati è il riscatto, perché Simone Marino è andato a prendersi una finale dopo un anno difficilissimo, Viviana dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione, ti sei, dopo la delusione di Tokyo, finita sanguinante, eroicamente, stoicamente, sei riuscita ad aggrapparti a questo podio mondiale. Adesso si riparte da qui. Beh sì, sicuramente la parola sì è riscatto, anche lì con la stessa atleta non mi è stato dato l'ultimo punto che avrebbe fatto finire a pareggio e così sarei passata nella fase, nel gruppo dei medagliati, quindi sì, era un riscatto per me vincere questo mondiale o comunque arrivare in finale e dimostrare più che altro a me stessa e a nessun altro della persona che sono, di quanto sono migliorata. E, diciamo, tutti i sacrifici mi hanno portato ad essere la donna che sono adesso, quindi una donna migliorata, una donna che sa quello che vuole, e siamo solo all'inizio, questa è la cosa bella, che siamo solo all'inizio. E adesso mi godrò questa medaglia anche se non è il colore che preferivo, però sono sicura che mi andrò a prendere tutto il resto. Ecco, la stessa Irina Zaresca a fine gara ha detto: adoro combattere con Silvia Semeraro perché è un'atleta e un'agonista straordinaria che non molla mai. Questo rispetto è bello. Non lo sapevo, questa cosa la pensavo, nel senso, come la penso di lei. Io ero strafelice di fare la finale con lei perché si può combattere, si tira fino all'ultimo secondo e diciamo che 15 giorni fa l'ho battuta in un'altra Premier League, quindi ce la battiamo sempre e questo è il bello del karate, il divertirsi, soprattutto uscirne a testa alta e con la consapevolezza di quello che siamo.